Ok ragazzi, fermi tutti perché finalmente questo sarà il video secondo me più rivoluzionario di questo intero canale, perché sì, dopo 2 anni finalmente sono riuscito a comprare il prodotto che sta all'interno di questo zaino, finalmente la nuova telecamera che da 2 anni ormai stavo cercando. E vi dirò di più perché sono andato anche in particolare ad un negozio che riguarda la fotografia per approfondire meglio l'argomento, perché quando bisogna spendere queste grandi cifre sempre meglio documentarsi un po' di più. E ho trovato la Nikon D5300, che sarebbe quindi il modello successivo rispetto a quello che volevo prendere, con addirittura due obiettivi per la fotocamera al posto di uno, ad un prezzo minore rispetto a quella che devo prendere, la Nikon D5200. Ripeto, sono andato oggi a ritirarla, quindi sta tutto all'interno di questo zaino. Quindi andiamo ad aprire in realtà con cautela. E qui dentro, in questa scatola bianca, dovremmo trovare in realtà la Nikon D5300. Quindi la fotocamera Nikon con forse già installato l'obiettivo standard 18-55 mm, e all'interno mi hanno già dato l'obiettivo 35-50 mm, adesso non mi ricordo perfettamente. Unboxiamo velocemente, poi ne parleremo sicuramente meglio. Quindi ho sistemato un po' meglio la telecamera, questo ripeto sarà un video molto veloce, quindi andiamo subito a spacchettare questo pacco bianco. Allora, a dire la verità, non vorrei sfasciarlo, ma non so neanche come si apre. Aspettate un secondo. Ok, ho trovato, attenzione, ecco qui. Allora, c'è tanta tanta roba. Innanzitutto, in aggiuntiva, mi hanno dato anche la scheda, perché io ho detto che faccio video. Poi, ovviamente, la batteria all'interno, perché se no come registri video non lo so. E poi, questa in particolare dovrebbe essere la telecamera. Ed essendo senza obiettivo, all'interno mi hanno aggiunto anche il suo standard, con anche il suo l'accetto per mettersela anche a tracolla. Non so quanto lo utilizzerò, ma va bene. Di roba c'è, quindi con calma vediamo un po' tutto. In particolare, se siete interessati ai prezzi, l'ho presa a 490 euro, usata ma in ottimissime condizioni, fortunatamente. Bene, infatti, come pensavo, questo è l'obiettivo 18-55 mm. Qui dovrebbe esserci l'altro, scatolato con lo scotch, signori. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questo invece è l'obiettivo 50 mm, il mio preferito in assoluto, perché questo riesce a fare le riprese in primo piano con la sfocatura dietro al soggetto, e questi quindi sono i due obiettivi che ho voluto prendere. Mentre adesso passiamo al pezzo grosso, poi adesso vediamo un attimo, la proveremo dopo, fra poco arriva anche un mio amico, quindi con calma. Qua dentro, sempre in questo polistirolo, questa, signore e signori, è la Nikon D5300. Come vedete sembra davvero nuovissima, ovviamente come avete visto non me l'ha data proprio nel pacco originale perché non è nuova, come già vi ho detto. Però devo dire, sono super soddisfatto. Adesso non la provo perché non ho assolutamente tempo, ma fidatevi, ci sarà un video a parte, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale per altri video e per quello che deve uscire.